Sei alla ricerca del tuo peso forma, del tuo peso sano, del tuo peso naturale? Ciao, bentrovate in questo canale, in questo nuovo video. Oggi è un video che ho scelto di dedicare specificatamente al tema del peso e del peso in tutte le sue accezioni, diciamo, e il peso inteso come quello da raggiungere, da ottenere, ok? Dunque, nella mia esperienza, nei miei studi, ho incontrato molte tipologie appunto di peso, molte definizioni di peso, a partire dal peso ideale, che è un peso che viene, diciamo, ottenuto mediante un calcolo puramente matematico, dove si va a vedere, mettendo in relazione peso, altezza, vari fattori, quanto una persona dovrebbe pesare. Questo è un parametro che si ottiene con riferimento il BMI. E poi c'è un peso desiderabile che, diciamo, dal punto di vista, parlo del professionista della salute, della nutrizione, dovrebbe essere quel peso che, vedendo la persona, parlando con lei, ci dovrebbe cercare di capire insieme quale può essere quel peso che, per le sue caratteristiche che vadano un po' oltre al peso attuale, all'altezza, ma anche un po' allo stile di vita, un po' varie cose, insomma, dovrebbe essere quel peso che, anche se non è proprio perfetto per quanto riguarda le formule, visto che non siamo solo formule, o comunque una formula non ci può rappresentare, può essere quello da raggiungere. Quindi, diciamo, il peso desiderabile è un qualcosa di più flessibile, diciamo così, dal punto di vista appunto degli obiettivi che una persona si può mettere di peso. Poi c'è l'obiettivo desiderato, se così lo vogliamo chiamare, che è più dal punto di vista della persona che ha in mente un certo peso e lì vuole arrivare, a prescindere dal fatto che questo sia un peso ideale o un peso desiderabile dal punto di vista, per esempio, di un professionista che lo può aver valutato. E di questo ho esperienza anche personale, perché io per molto tempo, quando ero più piccolina, avevo in testa un peso desiderato che era estremamente basso rispetto a quello anche che poteva essere un peso desiderabile o un peso ideale. Quindi, diciamo che è sempre molto soggetto a tanti altri fattori che riguardano in parte anche l'ideale di magrezza che magari abbiamo nella nostra testa. Poi, ecco, diciamo che peso desiderabile potrebbe anche essere avvicinato come concetto al peso sano, quindi quel peso che ti permette di manifestare determinate situazioni di benessere e ti protegge da determinati rischi. Questo è un problema, perché già qui non è vero che è un certo peso, è solo un certo peso che tu puoi manifestare benessere, felicità e quant'altro. È un po' più complesso, comunque ci arriviamo dopo, ma questa è una cosa già importante, perché affermare che ci sia un peso grazie al quale si possa ottenere salute o varie altre cose non è la cosa corretta, per una cosa che ora ci arriviamo, perché poi c'è un altro appunto tipo di peso, che è il peso naturale. Il peso naturale è un peso che viene così chiamato, deriva dalla teoria del set point. Non me lo sono inventato io, non è una cosa che ci siamo inventati ultimamente, è un qualcosa, il discorso del peso naturale, oggetto di studi molto accurati da diversi anni, e c'è una cospicua letteratura scientifica a supporto del fatto che ci sia appunto un peso set point dove il nostro corpo vuole abitare. Quindi, appunto, non arrivo con nessuna in realtà scoperta rivoluzionaria rispetto a questo. Diciamo che rispetto a questo possiamo ragionare sui termini delle implicazioni che ha il fatto che ci sia un peso naturale, e possiamo riflettere insieme su quella poi che effettivamente è la responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro peso e a cosa serve conoscere il fatto che c'è questa teoria del set point. Responsabilità che innanzitutto bisogna vedere se c'è effettivamente una responsabilità in questo senso.
Cos'è la teoria del set point? La teoria del set point del peso è una teoria secondo la quale il tuo peso corporeo è il risultato di uno stato fisiologico geneticamente predeterminato e prediletto dal tuo corpo. La teoria del set point del peso corporeo sostiene che noi abbiamo al nostro interno dei meccanismi di controllo che il corpo stesso utilizza per mantenere il suo peso preferito, quello dove lavora al meglio, quello dove le sue attività procedono nel modo giusto. Questi sistemi, meccanismi di controllo interni sono quelli che fanno sì che possa essere regolato quanto mangi e poi come usi l'energia, quindi come disperdi l'energia, come quanto bruci, potremmo dirlo così in parole un po' più povere. Questi sistemi di controllo includono la genetica, gli ormoni e il metabolismo. Quindi questa teoria dice che noi è come se avessimo una grande centrale di controllo per la quale ci sono questi meccanismi dove si stabilisce quale sia il peso prediletto e anzi è già stabilito e si fa in modo che ci sia un gioco costante di riequilibri per tornare sempre lì. Ora, qual è il discorso qui? Il discorso è che la teoria del set point del peso dice che questo peso è diverso per ciascuno di noi e ciascuna di noi. Vuol dire che ogni persona ha un suo peso in cui il suo corpo può star bene, può funzionare correttamente e quindi lo chiamiamo peso naturale perché è il peso che naturalmente va bene per noi, quello che, in cui naturalmente tendiamo a stare, a voler stare per motivi che riguardano proprio la nostra natura di questo corpo, la nostra natura biologica e nient'altro. È un intervallo che è anche molto ampio, noi siamo abituate al sistema, diciamo del BMI, dove ci sono questi intervalli, questi range di peso con delle etichette, quindi se sei ad un tot c'è il sottopeso, poi normopeso, sovrappeso, obesità di primo, secondo, terzo grado. Quindi abbiamo queste fasce che sono uguali per tutti e quindi qui il problema è che secondo la teoria del set point, quindi secondo la teoria del peso naturale, è un peso che può oscillare molto, può oscillare dai 5, 10, 20 kg, per esempio. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che una persona potrebbe, secondo gli indici del BMI, essere in un sovrappeso anche, ad esempio, ad un primo grado di obesità, ma comunque essere nel suo peso naturale sia per la sua genetica che per l'interazione che c'è con l'ambiente, perché poi il fattore ambiente ovviamente è l'altro aspetto che qui si concatena e che permette poi di arrivare a puntare, diciamo, il proprio peso in un numero preciso o più o meno preciso. Quindi c'è questo grande intervallo di mettiamo 10-15 kg dove io posso stare nel corso della mia vita e in un certo momento della mia vita, per delle circostanze che si stanno manifestando non solo a livello più vicino a me, quindi familiare, lavorativo, ma anche ambientale, di società in cui vivo, di politiche socio-economiche in cui sono inserita, di situazioni globali o particolari che vengono a incidere sulle scelte appunto poi dello Stato e quindi che incidono sulle singole persone. Sto parlando per esempio della pandemia, che comunque fa sì che vengano messe in atto delle politiche che comunque vanno a modificare, poi vanno a impattare sullo stile di vita della persona necessariamente. Qui si spiega con la teoria del set point anche perché il peso torna sempre o nella maggior parte dei casi a salire dopo che si è fatta una dieta, quindi al netto dei motivi più psicologici
psicologici, diciamo, del appunto caso in cui si tende a mangiare per, diciamo, un compenso di un fattore emotivo, però al netto di questo ci sono proprio dei motivi fisiologici che portano il peso a tornare lì, ok? Quindi quali sono? Il primo è sicuramente che allora c'è un ormone che è l'ormone leptina, che solitamente quando è alto nel nostro organismo diminuisce l'appetito. Quando è perso peso, si sta facendo una dieta dimagrante, la leptina subisce un decremento e per questo aumenta l'appetito. C'è anche un altro ormone che è la grelina, che è un ormone che invece stimola l'appetito, quindi la voglia di mangiare, la fame. Con un dimagrimento in corso, la grelina aumenta e aumenta l'appetito. Quindi è naturale avere più fame, avere questa spinta a mangiare di più. Così come il metabolismo. Il metabolismo è quell'insieme di processi biochimici per mezzo dei quali viene consumata energia e quando si sta facendo una dieta o si sta dimagrendo, il metabolismo rallenta per il fatto che il corpo sta preservando il suo status quo. Il corpo ama mantenere il suo status quo e la sua quantità di grasso predeterminata perché è protettiva per lui, è quella per cui sta bene. Quella quantità precisa di grasso di cui il tuo corpo ha bisogno è il risultato di una complessa interazione tra genetica, come abbiamo detto prima, quindi c'è una base genetica di cui ti puoi anche accorgere come un indizio guardando per esempio i componenti della tua famiglia di origine, quindi vedere come sono loro a livello di corporatura, anche i tuoi nonni per esempio, o comunque parentele più strette. A livello, se appunto sei una donna, la maggior parte di chi mi ascolta sono donne, mi rivolgo alle donne, puoi guardare come era per esempio tua mamma, come era tua nonna, come erano le tue zie alla tua età, per esempio, a livello di corporatura, perché questo ti può dare un'idea di qual è più o meno un tipo di peso set point. Poi però chiaramente non c'è solo questo, perché oltre alla genetica entra in gioco il fattore ambiente. Ambiente vuol dire tutte le circostanze che abbiamo visto prima che influiscono sul peso. Prova a pensare a te che ora sei nella tua situazione di vita, in una particolare circostanza. Pensati tu presa e messa, per esempio, in Groenlandia e a fare dei lavori, diciamo, molto manuali, ok? Molto manuali e tutto il giorno hai quel tipo di lavoro lì. Sarà completamente diverso il tuo corpo stando in una situazione di questo genere, perché sei proprio in un altro ambiente, in un altro clima, c'è un'altra disponibilità alimentare, c'è un'altra tipologia di movimento, cioè il corpo cambia e comunque il tuo corpo cambierebbe in una modalità che comunque sarebbe confacente a far mantenere comunque tutte le funzionalità nella maniera corretta. Perché? Perché il corpo ha tutto l'interesse sempre che tu stia bene. Il corpo, c'è una pulsione di vita che ci spinge, ok, ad autopreservarci, un istinto di sopravvivenza che è quello che ci preserva dal rischio di perdere appunto invece una riserva che potrebbe esserci utile. Un altro aspetto è quello oltre alla genetica e all'ambiente, anche alla storia passata. Storia passata cosa intendo? Intendo diversi aspetti, ma uno su cui voglio porre proprio l'accento è per esempio la storia dietetica, perché una persona che ha fatto molte diete nella sua vita e quindi ha subito molti cali e riprese di peso, questo fa alzare il set point, cioè è come se il corpo appunto ogni volta si tarasse su un set point leggermente più alto. Perché questo? Lo fa per un motivo che in realtà è molto comprensibile, molto intelligente dal punto di vista del corpo, perché lui ha più volte sperimentato che c'è stata una forte carestia e ha sperimentato che ci sarebbe stato bisogno prima di attivare più velocemente certi meccanismi di protezione. Quindi questo è il motivo principale per cui la prima dieta è facilissima, la seconda è pure facile, la terza è uguale.
iniziale, poi piano piano più ci si prova e più è difficile la perdita di peso perché il corpo si oppone sempre di più ai nostri tentativi. Ci possono essere tanti pesi naturali che possiamo ottenere nel corso della nostra vita, perché dipende appunto dalle circostanze che stiamo vivendo, anche dal momento di vita in cui siamo. Io so di essere in questo peso oggi, e è più o meno stabile, anzi direi che è stabile perché anche la mia situazione di vita è pressoché la stessa da diversi anni. Io so benissimo che questo peso potrebbe cambiare, potrebbe aumentare, potrebbe diminuire nel corso del tempo, con l'età, con varie cose che potranno accadere, cioè è tutto messo in conto. Io diciamo che poi alla fine l'approccio che ho maturato è anche quello che condivido, è riuscire a sviluppare una neutralità nei confronti del peso corporeo, perché il peso è soggetto a cambiamenti, proprio perché se c'è questo intervallo di peso in cui possiamo stare, comunque l'ambiente fa sì che questo peso venga modificato, a seconda appunto di quello che stiamo vivendo. Magari quello che ti potresti chiedere è: ma quindi questo peso può essere cambiato? Quindi se c'è questo intervallo di peso naturale vuol dire che io in qualche modo lo posso modificare, lo posso trasformare? In realtà la risposta è no, perché il tuo peso non dipende da te, non può dipendere da te, non dipende dalla tua responsabilità personale, l'ho detto più volte in diversi video. Perché intanto c'è questa forte spinta della genetica che ti porta comunque a non voler andare sotto a un certo range e neanche sopra, ovviamente. Cerca di impedirtelo e quando non ci riesce comunque ti fa manifestare, comunque, cioè si accompagna, non che uno è causa di, ma si accompagna con delle problematiche magari fisiche e psichiche che ti fanno capire che c'è qualcosa che ha bisogno di essere armonizzato. E poi perché è estremamente complessa e importante l'interazione con l'ambiente, cioè c'è tutta una spinta di situazioni che noi viviamo e che portano a far sì che il peso comunque stia in quella precisa parte di quell'intervallo, in quello specifico momento di vita. Tutto ciò che fai a livello di controllo tuo personale per cercare di spostare quell'asticella è un qualcosa che devi fare per forza, modificando quello che mangi, modificando come ti muovi, facendolo in una maniera forzata, quindi controintuitiva fondamentalmente. Cioè non può esserci alimentazione intuitiva se si cerca di controllare quanto si mangia o se si cerca di controllare quanto si brucia, perché non c'è più spontaneità. Quando si fanno queste cose, quando si vuole modificare e manipolare il peso, c'è un'altissima possibilità di sviluppare disturbi del comportamento alimentare più o meno seri, disturbi dell'immagine corporea, riduzione dell'autostima, depressione e molto altro. Ci sono sicuramente dei modi per dei segni per capire se sei sopra o sei sotto il tuo set point, perché non è che bisogna, cioè, sia solo sotto, si può essere anche sopra effettivamente, perché ci sono dei segnali che ce lo fanno capire. Per esempio, se hai difficoltà a conoscere quando sei affamata, quando sei sazia, se non riesci a comprendere quando è il momento di sospendere il pasto perché sei soddisfatta, se hai periodi in cui mangi molto e periodi in cui ti sottoponi a restrizione, se la tua digestione è lenta, se ti senti letargica, se la tua qualità del sonno non è di buona qualità, se l'intestino va un po' a rilento, se ti senti spesso in colpa per i cibi che mangi. Questi sono un po' tutti dei segnali che potrebbero dirti se che sei forse sopra a quello che è il peso set point, ma non è detto anche questo, perché ci potrebbero essere tanti motivi che non sono legati al peso per i quali tu potresti mostrare poi queste problematiche, come per esempio problemi appunto più psicologici e emotivi, situazioni difficili a livello di famiglia, in vari altri ambiti, quindi anche questo non si può trascurare, non si può mai trascurare quello che è l'interazione tra la persona, il suo corpo, l'ambiente, il mondo emotivo, il mondo psichico, il mondo anche spirituale. Quindi è molto difficile poi capire questa cosa ed è un qualcosa che si scopre solo nel tempo. Senza dubbio,
Il proprio peso naturale lo si scopre quando si inizia a, man mano che si inizia a costruire, a edificare una relazione armoniosa, una relazione sana con il cibo, quando si inizia a mangiare secondando realmente le proprie sensazioni, imparando a decodificare i segnali del corpo, rimuovendo prima di tutto i pregiudizi, i giudizi che ci sono sul cibo, sul peso, sul corpo e sul nostro corpo prima di tutto. È un percorso che non è semplice, non è che da oggi a domani si ottiene, ci vuole sicuramente del tempo, ma è la cosa più liberatoria che si possa fare. L'obiettivo è proprio arrivare a concentrarsi, a volerti concentrare su un aspetto che è quello del proprio benessere, di come ci si vuol sentire realmente nel corpo, nella mente, nello spirito. E poi concentrarsi su quegli obiettivi, perché man mano che ci si concentra su quegli obiettivi e man mano naturalmente il corpo andrà a impostarsi, a settarsi su quello che è il suo peso naturale, quello dove c'è questa espressione nel fuori di questa energia, di questa fiducia, di questa salute e gioia. Il problema sicuramente è che spesso accade che questo peso non corrisponda ai canoni estetici che ci sono adesso nella nostra società, adesso in realtà da tanto tempo, e quindi è questo che produce un problema ed è per questo che è importantissimo investire in un percorso che ci permetta di lavorare non solo sull'alimentazione, sull'autoalimentazione, contatto con le proprie sensazioni interne, ma anche sul movimento gioioso e in ultimo, ma più importante, su un lavoro di accettazione corporea, fiducia in se stesse e nel riconoscimento della nostra bellezza e del nostro pieno potenziale. Questi sono anche i pilastri dell'approccio gentile, che è il mio approccio per accompagnare le donne a sentirsi sane, belle e felici, ritrovando la gioia di mangiare. Per saperne di più, ti invito a premere sul link qui sotto al video perché c'è un webinar che ho preparato per te che si chiama Come sbloccare il peso con un approccio gentile. Ti invito a lasciarmi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi e se hai domande sul peso naturale.